Buonasera a tutti, benvenuti, benvenuto soprattutto ad Abdullah Sidran, grande poeta, anima culturale di Sarajevo, della Bosnia, della ex Jugoslavia. È per noi un onore averla in città, è un onore averla a conclusione di questo ciclo di incontri e di mostre su Sarajevo e la Bosnia. E stasera presentiamo un libro, una sorta di summa degli scritti di Abdullah Sidran, che è poeta ma che conosciamo anche per essere lo sceneggiatore dei film più importanti di Emir Kusturica. E siamo qua con alcuni amici, do il benvenuto anche a Piero Del Giudice che mi ha proposto questo progetto che appunto è diventato un libro molto bello ma molto importante. Qua assieme a noi c'è un vecchio amico, lo considero tale, Silvio Ferrari, che ci ha permesso con le sue traduzioni di conoscere tanta letteratura slava, e diceva prima con Piero Del Giudice che e qua la nostra estrema sinistra, non a caso, che questo libro diventerà oggetto di studio, diventerà oggetto di grande conoscenza. Diceva Silvio Ferrari, nessun professore universitario avrebbe potuto scrivere di meglio, anche perché ovviamente il libro è fatto di tante cose, ma soprattutto di letteratura autentica, di schede storiche, di approfondimenti che ripercorrono la storia della Jugoslavia dagli esordi praticamente alla sua dissoluzione. E con noi anche Claudia, che è un po' la voce teatrale di Sidran, poi scopriremo il perché, e il nostro traduttore dopo un piccolo infortunio di stamattina che si è velocemente ripreso. Il giovane storico Giuseppe Di Paolo. E nel pubblico anche il giovane Giuseppe Di Paolo, giovane storico che ha scritto tante schede di questo libro. Benvenuto anche al professor Di Paolo. Ecco, è stata un'iniziativa culturale che ha caratterizzato la nostra città per 40 giorni, è stata molto partecipata, c'è tanta voglia di conoscere cosa ancora Sarajevo e la Bosnia e la ex Jugoslavia più in generale dicono dal punto di vista culturale e artistico. Abbiamo detto che avremmo iniziato questo percorso e che non è però nostra intenzione concluderlo, si conclude stasera la prima fase. Ma nei confronti della nostra Europa, di una regione così importante nella nostra Europa, vogliamo mantenere un canale aperto. Lo abbiamo aperto con Arsaevi, con questo centro importante di Sarajevo di produzione artistica. Lo vogliamo tenere aperto anche con Piero Del Giudice, Abdullah Sidran e tutti gli amici che hanno collaborato a questa iniziativa. Io mi fermo qua con questa manifestazione di intenti e passo la parola a Piero Del Giudice, colui il quale è davvero l'artefice di questo progetto. Lo ringrazio anche a nome della città per aver portato Sidran qua da noi. Diciamo c'è il lavoro di parecchi anni e soprattutto c'è anche una mia visione del lavoro letterario, e cioè che l'opera letteraria o un film o un libro non si possono mai decontestualizzare, bisogna renderli vivi e chiuderli e renderli vivi dentro una storia. In questo caso poi avevo a che fare con un autore con cui io ho un rapporto speciale, nel senso che da quando io faccio il giornalista ero inviato a Sarajevo nell'assedio, è nato questo rapporto tra me e Sidran. Io ammiro molto lui come persona e anche la sua poesia. Mi piace molto il suo modo di narrare e soprattutto, a parte alcune cose che lui ha pubblicato negli anni scorsi, lui è narratore nel cinema, è sceneggiatore. Ma l'idea è nata perché una fondazione, che è la Fondazione Banca Agricola Mantovana,
dove c'è un amante di sidra che si chiama Graziano Mangoni, davvero ha preso, come si dice, la coccola per questo autore, ha detto ma perché nella nostra collana di teatro non pubblichi le sceneggiature dei film di sidra? E il teatro, lui ha scritto una pièce teatrale che trovate là, che si chiama, che ho curato io, la riedizione italiana assieme a Ferrari, che si chiama A Svornico ho lasciato il mio cuore, e che è di nuovo in questo libro, qui c'è. Allora, mi sono messo a traficare con queste sceneggiature, aiutato da Adem, che fa l'interprete qui, che era un ragazzino quando lavorava con me nell'assedio di Sarajevo come interprete, e sa bene che giravamo a piedi perché non c'era altro, tra granate e cecchini, e vabbè, insomma, ce la siamo cavata. Ma con la mia idea, io ero a Sarajevo assediata, che la guerra è davvero un turpiloquio costante dell'uomo, è l'ultimo turpiloquio di questo sistema, l'ultimo orrore, e che però dentro la guerra ci sono delle vite eccezionali, delle presenze eccezionali, per cui se qualcuno mi volesse strappare un bilancio sull'umanità, io non sono molto in grado. Naturalmente cerco di battermi, di fare, eccetera, e dire gli uomini sono veramente malvagi, ma sono anche angelici. Io sono un laico di ferro, voglio dire, non ci confondiamo sui termini, cioè nel senso che in Sarajevo assediato io ho visto delle presenze angeliche, insomma. Quando mi sono messo a lavorare sulle sceneggiature di questo ormai amico, perché ci eravamo conosciuti nel 93, nel marzo del 93 personalmente, lui mi ha tenuto un po' a bada perché non si fidava molto dei giornalisti che ormai erano dappertutto a Sarajevo, però poi insomma siamo diventati amici, io ho cominciato a curare i suoi libri di poesia in Italia, eccetera eccetera. Ho capito che se io facevo un libro di sceneggiature, stavo facendo un libro di cinema, quindi quantomeno per il lettore dovevo produrre delle immagini di cinema, non si scappava, no? Dai suoi primi film con Kusturica, credo davvero che Kusturica si sia innamorato di Sidran, no? È 10 anni più giovane, perché Papà è viaggio d'affari e Ti ricordi Olibel sono Sidran, sono la storia della sua famiglia, e lui è palpabilmente Sidran. E che però il Papà di viaggio d'affari era il padre, militante comunista, fondatore della Jugoslavia, eccetera, vice ministro del lavoro, operaio, era però aveva partecipato alla resistenza e via dicendo, che viene buttato nel lager politico di Goli Otok perché era internazionalista, filostalinista, nell'anno dopo il 48, lui viene arrestato nell'aprile del 49, perché c'è la purga all'interno del partito, possiamo anche dire all'interno della Jugoslavia, e decine di migliaia di persone vengono, non è che fossero filostalinisti nel senso trinariciuto della parola, il problema è che c'era un forte internazionalismo nel movimento operaio internazionale, perché si veniva dalla seconda guerra mondiale, dalla resistenza e via dicendo, insomma, non è che. Però Tito ormai aveva deciso molto saggiamente, molto intelligentemente, Tito, un uomo di grande intelligenza, poi Sidran dice era un bolscevico puro, lui studiava di giorno quelli che doveva arrestare di notte, però è stato anche un leader straordinario, uno statista straordinario. Se noi pensiamo che Tito è il leader, questo paese federato di repubbliche, di pluralità culturali, religiose, era il paese leader nel mondo dei non allineati negli anni 60-70, sinché era vivo lui, e io credo che non ci sarebbe stata una crisi economica e politica devastante come quella a cui stiamo andando incontro, che è solo iniziata, se il mondo fosse stato tripolare, e cioè i due grandi blocchi tradizionali, Est e Occidente o Nord-Occidente, e i paesi non allineati. Guardate che erano l'Egitto, l'India, cioè un'enormità nel mondo. Comunque questa è una cosa che magari dobbiamo discutere.
Il padre Sina Vagoliò, papà, il viaggio d'affari è la storia di questo padre, e poi Claudia ci leggerà delle cose su Goliotto. Mi sono accorto quindi che io, toccando le sceneggiature di Sidran e questi film, toccavo la storia della Jugoslavia, e mi sono messo a fare la storia della Jugoslavia, aiutato da Giuseppe Di Paola, con cui collaboriamo anche in una rivista dove io ho una responsabilità centrale. Ho conosciuto Giuseppe, con uno storico classico, molto informato, che si chiama Jože Pirjevec, triestino di origine slovena, insomma, eccetera, un uomo molto molto serio, ma ho preferito mettergli vicino un giovane che poteva portare anche un altro punto di vista. Quindi voi avete ogni capitolo due storici che vi prendono per mano, vi dicono: guardate, qui stiamo parlando di queste cose qui, questo capitolo. Naturalmente ho parlato della resistenza e ne ho approfittato per portare ancora una volta voi due autori che io amo straordinariamente. Sono danubiani, i grandi narratori dei fiumi della pianura pannonica, che sono Danilo Kish e Aleksandar Tišma. Io non ho avuto il privilegio di conoscere Kish personalmente, perché è morto prima, è morto nel 65 a Parigi, ma ho conosciuto Aleksandar Tišma, e davvero è uno dei motivi per cui, voglio dire, vale la pena poi di attraversare la vita. Quella intervista che voi trovate nel libro, dice: li hanno uccisi perché diversi, è un'intervista che ho fatto io, ovviamente, come tutte le interviste a Sidran le ho fatte io, divise, messe a posto, in anni di lavoro assieme a Nadira Šeković, la madre di Adem, che è l'italianista più interessante, più seria che c'è in Bosnia. E ne ho approfittato, sì, anche perché sono due autori, vabbè, con ramificazioni ebraiche, parlano di un grande episodio di sterminio che si chiama I giorni del freddo in Novi Sad, e perché sono dei grandi autori. Noi non abbiamo narratori di quel tipo lì. Io penso davvero che i danubiani, cioè i grandi fiumi, le grandi pianure e così via, davvero favoriscano, insomma, questa visione. Qui entriamo dentro un rapporto con la natura che adesso però non voglio, sarebbe un ulteriore capitolo, bastano i 7 e quasi 8 di questo libro. Voglio dire, adesso veramente la smetto però, e per introdurre due o tre questioni aiutato da Claudia. Una, vi ho parlato di Goliotto, avete sentito qualcosa, adesso voi direte: vabbè, cos'era questo carcere, lager politico? Era una cosa molto dura. Sidran lo chiama un sistema satanico, suo padre è stato lì e da leader della Repubblica di Bosnia e Erzegovina dentro la Repubblica Federata Socialista di Jugoslavia, lì è cominciata la rovina della famiglia Sidran. Questo padre è un'ossessione di Sidran, come tutti i padri per tutti, ma in modo particolare questo. Quindi chiedo a Claudia se leggiamo i passaggi su Goliotto, che non sono del padre di Sidran, ma sono di un'altra detenuta politica a Goliotto, una donnina che io non ho conosciuto, ma per poco ho conosciuto la figlia, Vesna, una donna straordinaria che si chiama Eva Gerlich, anarco-comunista, combattente, partigiana, profeta del fare in un mondo nuovo, che però anche lei è stata divorata dalla rivoluzione che aveva voluto ed è finita a Goliotto. Si è spenta recentemente. Questo capitolo è stato tradotto di Goliotto da un libro che si chiama Sieciani e Memorie da Silvio, che è qua, Silvio Ferrari, è uscito il libro Memorie in Italia, però da un editore che non c'è più, Shai Wheeler, e comunque io non condividevo la traduzione di quel libro lì, anzi non condividevo la protagonista della traduzione, che sinceramente è meglio che sparisca dalla scena, perché la storia è storia e non si può cancellare. Per cui pensate che la Repubblica Ustascia era diventata così una specie di favoletta dove si... c'era Jasenovac, hanno sterminato centinaia di migliaia di persone, però vabbè, io, guardate, sinceramente cerco di fare storia, anche se non sono uno storico, ma con i miei collaboratori di storia cerco di avere una visione equilibrata,
però una visione che ha una memoria, cioè di dati precisi, cose precise. Non si può dire che sostanzialmente la Repubblica Ustascia, che non era un quisling dei nazifascisti, cioè degli italiani tedeschi che avevano occupato la Jugoslavia, ma era proprio una virtù propria che nasce in Croazia, feroce verso gli ebrei e i rom. Tra l'altro, dicevo a Cattellani, a cui devo abbastanza e che mi pare un politico originale in tutta questa storia dei politici, per cui conserviamolo, apprezziamolo e promuoviamolo, sì, che insomma, che fa delle politiche culturali abbastanza, perché ho scoperto che c'era un innamorato di Sarajevo quasi quanto me. Guardate che è abbastanza un'eccezione, di solito quando si va dai politici, io non ci vado mai, insomma, in questo caso ci siamo incontrati perché siamo tutti e due molto presi a Sarajevo, quelli racconta delle palle. Lui invece, che mi ha visto un po' dubbioso, è andato di là, mi ha fatto vedere che in realtà lui era stato a Sarajevo, che si era occupato, che era molto interessato a questa città, che nel 96, il 25 aprile, non a caso, considera a Cremona, presentavamo le sue poesie, lui era presente, quindi mi ha dato una serie di dati incontrovertibili, ho detto vabbè, collaboriamo insieme, no? Goliotok, allora, Eva Görlitz, se questo sistema, questa è che è un'isola, vuol dire isola nuda, è di fronte a fiume, questo sistema di lager politico di cui adesso ci legge un passo. Sull'isola la nostra mente, volente o no, per amore o per forza, doveva comunque ravvedersi e illuminarsi a proposito della questione Unione Sovietica e Comintern. Ci tenevano continuamente delle lezioni, leggevano degli articoli, ascoltavamo alla radio delle trasmissioni nelle quali adesso si parlava dei crimini di Stalin, dei campi di concentramento e delle purghe e di tutto ciò che durante tutto il tempo dell'esistenza di un partito comunista jugoslavo, membro del Cominter, non doveva neppure essere preso in considerazione, perché sarebbe stato un segno di inimicizia e di tradimento. Non ero membro del partito nel 1948 e quindi non dovevo né potevo esprimermi esplicitamente in proposito. Adesso non dovevo giustificare né ritirare alcuna opinione personale sul tema. Ero stata esclusa dal partito nel 1945 a Belgrado. Il campo era agli ordini di una detenuta con funzioni di comandante. Nei primi tempi si trattava di donne bosniache, ben note per la loro asprezza, per non dire dispietatezza e durezza. Dovevano dimostrare la loro devozione al partito. In seguito ne furono nominate di più moderate, sagge e serie. Ogni baracca aveva la sua detenuta dirigente con funzioni di comando e di direzione dei gruppi di lavoro. In tutto il campo, a tutti i procedimenti interni, al lavoro, all'organizzazione delle attività, come delle punizioni, sovraintendevano le detenute, in base alle direttive dell'autorità del campo e degli inquisitori e delle inquisitrici, che erano la vera forza di potere. Ma non entravano nel recinto del campo, questo no. Tutto si reggeva sul fatto che le detenute si punissero, interrogassero, inquisissero fra di loro. L'esempio più evidente era rappresentato dal cordone al quale dovevano partecipare e prendere parte tutte, picchiando quelle che dovevano passare in mezzo. Dopo 40 anni si potrà dire: io non ho picchiato nessuno, o comunque lo facevo debolmente. Però è difficile credere che qualcuno fosse pronto a rischiare il cordone per non aver picchiato qualcuno in modo non adeguato o non averlo insultato brutalmente. Appunto in questo consiste tutta la tragedia di Goliotok. Ecco. Io devo dire un'ultima cosa e poi casomai... L'amore per Sarajevo, per Sidran, tutto quello che volete, ma in realtà poi questo libro, almeno in me, nasce da una, c'è un'altra spinta. Io lo dico nell'introduzione, ma vabbè, lo dico voi qui, e voglio dirvelo, e anche
stimolato dal pezzo che ha scritto, che leggeva, che ha tradotto Silvio e che leggeva Claudia, della Eva Görlich. Cioè i sistemi concentrazionari sono sistemi che o ci sono delle persone tra gli oppressi, del genere che stiamo opprimendo, che ci stanno a governare l'oppressione, oppure non funzionano. I nazisti lo facevano nel ghetto e nel gulag c'erano i detenuti che facevano, avevano funzioni di capo, e a Goliotok c'erano le detenute, questo è il settore femminile, ma c'era anche il settore maschile, che avevano funzioni. E vedete, noi abbiamo scelto apposta questo passaggio con Claudia per questo meccanismo. Del resto Primo Levi ce l'ha spiegato benissimo in Se questo è un uomo. Io vi ricordo che è stata una lettura non rivoluzionaria, perché me ne intendevo abbastanza, del sistema concentrazionario, ma insomma, dove finalmente veniva fuori questa questione. Finalmente. Sidran è protagonista di una vicenda, io quando me la raccontava nel 93 a Sarajevo sotto le bombe veramente sgranavo gli occhi in silenzio, perché per me è un uomo, è stato un incontro molto importante, lo era allora, lo è adesso. Allora era anche una delle prime volte, quindi ci davamo del lei almeno. Lui mi ha detto che il suo professore di lettere, che si chiama, si è suicidato, si chiama Juraj Marek, che lo salva dalla strada sostanzialmente, era a Goliotto col padre, quindi anche lui purgato dal partito, ma faceva il capo. Cioè, quindi, ora però, questo era il sistema. Allora voglio dire agli oppressi, i sistemi di oppressione funzionano se ci si fa dividere, e attraverso vari sistemi che possono essere le religioni, le etnie, cioè tutte queste sciocchezze dell'umanità, e che, non diventa, che diventano degli elementi di conflitto attraverso coloro che sono oppressi. Io ho voluto produrre Kish e Tishman, guardate, sono letture insuperabili, autori straordinari, perché è la vera dimostrazione in questa persecuzione, razzia e persecuzione di Novi Sad, del generale del 42 famosa, che si chiama I giorni del freddo di Novi Sad, che non è che pigliavano solo gli ebrei, pigliavano i serbi, gli oppositori, gli ebrei, i rom, gli omosessuali e via dicendo, cercando di rastrellarli e prenderli un po' per volta, uno rispetto agli altri, e facendo credere che c'era una diversità dentro l'oppressione. In realtà era un'unica, gigantesca oppressione sui diversi, approfittando della loro diversità come conflitto. Ma quando la loro diversità invece è diventata potenza e ricchezza e unità, hanno vinto loro. Ha vinto l'antifascismo, ha vinto in Europa, che se no saremmo qui con le camere a gas fuori, e ha vinto nei Balcani. Questa è una questione centrale che ci riguarda oggi. Voi lo capite perché ci riguarda. Tra l'altro, dicevo prima, io che ho studiato a lungo, ho scritto a lungo sui pogrom, sui ghetti, su Sarajevo come ghetto, sui ghetto di Varsavia, che per me è una bandiera dell'umanità nella rivolta dall'aprile a maggio, e quando ci ribelliamo finalmente all'oppressione, nel mandare a Matvejevic la scheda che ho mandato ad alcuni di voi, cioè guarda che presentiamo sto libro, lui mi ha mandato un pezzo, dice ti mando questo pezzo in omaggio di un libro che uscirà, ed è un pezzo bellissimo, ho detto a Cattellari te lo mando domani, è un pezzo sul pane dei rom, e non so se Silvio lo conosci? Ah, lo stai traducendo. Allora, è un libro sul pane, e questo pezzo, però questo l'ha tradotto un altro, che è innominabile per me come traduttore, e lui dice, Matvejevic, ma i rom sono stati sterminati anche loro, ma perché non parliamo mai? Anzi, andiamo a tirare le bottiglie Molotov dei loro campi, ma veramente siamo un'umanità ormai derelitta, noi stiamo semplicemente preparando la crisi finale dell'umanità in questo modo, non capendo che questa povera gente, insomma, con la loro cultura, appunto, come dice Cacciari, ma se vogliono vivere così, che vivano così, insomma, no? Vabbè. Ecco, volevo aggiungere questa questione, e questa è una molla, una motivazione profonda
perché altrimenti sarebbe stato ingeneroso verso di me affrontare un libro di 928 pagine. Sinceramente è una fatica che ho imposto a me, a mia moglie, ai miei amici, eccetera, che era meglio che ce la risparmiavamo, se non si capisce anche questa molla di fondo che naturalmente investe Sidra, Sarajevo, la pluralità che Sidra rappresenta, che la società rappresenta, l'unità dei diversi che io auspico, per cui mi batto e che cerco di organizzare anche attraverso questi fatti culturali. Sono assunto il compito di coordinare del giudice in primis, perché ovviamente dopo aver scritto, organizzato un libro di 900 pagine avrebbe tante cose da dire, ma far parlare il poeta non è semplicissimo, e fargli domande intelligenti ancor meno, però una domanda banale gliela faccio: vorrei che ci parlasse della sua Sarajevo, la sua Sarajevo prima, durante, dopo. Lui è molto legato ovviamente alla sua città, a differenza di altri, dello stesso Kusturica, è sempre rimasto in città. Lì è nato il poeta, è nato il narratore, è nato lo sceneggiatore. Vorrei che ci raccontasse un po' della sua Sarajevo. Capitalna è dal 1992 godina. Diciamo che nella Sarajevo è un anno cruciale, il 1992. U kojoj počinje poznata, dakle, bestijalna svirepa opsada moga grada. Anno in cui incomincia l'assedio bestiale, crudele della mia città. Prije toga ja sam objavio nekoliko pjesničkih knjiga koje su na način poezije govorile o Sarajevu i odgonetale tajnu Sarajeva. Prima di allora io avevo già pubblicato diversi libri miei di poesie che in un certo senso cercavano di indovinare il segreto di Sarajevo, l'essenza di Sarajevo. Ono što bih ovdje večeras govorio moramo vidjeti u jednom širokom luku između dva moja stiha. Quello che io invece vorrei dire a voi questa sera è un qualcosa che possiamo reggere in un arco molto ampio ed è compreso tra due miei versi. Jedan stih iz 1992. godine i drugi stih iz prošle godine 2008. Un verso è del 1992, invece il secondo verso è dell'anno scorso, quindi del 2008. Iz 92. stih istrgnut iz cjeline, jel? Ali dovoljno glasi, kaže: nije mi žao što ću umrijeti, nego što ću Sarajevo ostaviti. Allora, il verso del 1992, estratto da una poesia, quindi da un intero, dice: non sono dispiaciuto di morire, non mi dispiace morire, mi dispiace lasciare Sarajevo. I 2006-2007, stih: u Sarajevu ja više nisam kod kuće. E invece nel 2006-2007-2008, insomma pubblicato nel 2008, il verso: a Sarajevo io non sono più a casa mia. Kakva se to, dakle, drastična promjena dogodila i sa mnom i sa mojim gradom. Quindi mi chiedo quale cambiamento drastico poteva mai succedere con me, in me e con la mia città, nella mia città. Sve što se zbilo nije moguće objasniti samo razlozima političke, razlozima istorijske, ideološke i ne znam koje druge vrste. Ciò che è accaduto non è possibile spiegare con ragioni di politiche, storiche o di qualsiasi altro tipo di ragioni. Tragedia, dakle, dramma kroz cui smo prolazili. La tragedia, ovvero il dramma che abbiamo vissuto. Morala je biti mnogo subtilnija i teža. Doveva essere molto più sottile e pesante. Pošto ne mogu veoma opširno govoriti,
siccome non posso parlare troppo a lungo, dozvolitemi da reduciram ovako. Vorrei ridurlo in questo modo, nel seguente modo. Ljudski gubici, ljudske tragedije, kako tako mašina vremena učini da se čovjek s time pomiri. Le perdite di esseri umani, quindi i morti, e le tragedie umane, attraverso la macchina del tempo, la macchina del tempo fa sì che queste vengano più o meno appianate. Ekonomska i materijalna destrukcija u tom smislu postaje, tako reći, najvažna. E la distruzione economica e materiale in questo senso diventa praticamente non importante. Prema tome, uzroci današnjoj rezignaciji u kojoj živi većina ljudi, tako, ove vrste... Quindi le cause di questa rassegnazione in cui vivono la maggior parte delle persone di questo tipo jesu u tome što se istovremeno dogodila strahovita moralna destrukcija, opća moralna destrukcija. Sono da cercare nel fatto che al contempo è successa una enorme distruzione morale. Apsolutni, užasni poremećaj sistema vrijednosti. Un assoluto squilibrio del sistema dei valori, terribile e assoluto squilibrio del sistema dei valori. Bukvalno, ono što je bilo ništica postalo je vrijednost, ono što je bilo vrijednost postalo je ništica. E letteralmente ciò che era una nullità è diventato un valore, viceversa ciò che era un tempo un valore è diventato non importante. U Italiji sigurno ima više ljudi koji brinu o mom životu i mom dijelu nego što ih ima u mojoj dobroj Bosni. In Italia ci sono sicuramente molte più persone che si preoccupano di me, della mia salute, di quante non ne possa trovare in Bosnia. I to nije tako samo sa mnom, vi dobro znate moga pokojnoga prijatelja Izeta Sarajlića. E non è solamente il mio caso, probabilmente conoscete bene il mio buon amico buonanima poeta Izet Sarajlić. Imam pravo kazati da vjerujem da je on umro od tuge. E mi prendo il diritto di dire che io credo che lui sia morto per tristezza. Iz razloga sličnih ovima o kojima govorim. E le ragioni sono molto simili a quelle che ho appena detto. Dakle, rezignacija u kojoj živimo nije idejne, nije samo idejne prirode. Dunque la rassegnazione in cui noi viviamo non è solamente di natura idealista o idealistica. Nego je ta rezignacija, kad bi smio reći, medicinski, ali nije, nego, da je, ona je, dakle, egzistencijalna, opća rezignacija. E, quindi questa rassegnazione non è, non lo posso dire in un senso medico, ma è una rassegnazione generale, esistenziale. Ja nisam dovoljno obrazovan, nisam dovoljno pametan da nešto o tome više kazujem. Non sono abbastanza colto, non sono abbastanza saggio per poterne parlare di più. Čak ne znam da li je to zakonomjernost, da li je to pravilo u svim posttraumatskim društvima. Ed anzi non so se è una cosa inevitabile, una legge, una regola in tutte le situazioni post-traumatiche. Čak ne vjerujem da je to pravilo. Anzi, non credo che sia una regola. Jer u vrijeme nakon drugoga svjetskog rata, 1945. do 1960. recimo... Perché, diciamo, nei tempi immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale, per dire dal 1945 al 60, bilo je vrijeme općeg entuzijazma. Era un periodo di entusiasmo generale. Vrijeme nade, vrijeme uzbuđenja. Un periodo di speranza, di eccitazione. Dakle, ne mogu, nisam pametan da nađem odgovore na ta pitanja. Quindi non posso e non sono in grado di trovare risposta a queste domande. A imam potrebu da se malo našalimo. Però sento il bisogno di fare... di raccontare una cosa di divertente. Kada je moj kum, prijatelj, brat Piero kazao da sam imao rezervu i tako to.
ricollegandomi al discorso che il mio testimone di nozze, amico, fratello Piero, ha detto che avevo delle riserve nel volerlo incontrare nel 93. To se nije moglo na njega odnositi. Non era in realtà rivolto a lui come persona. Jer ja sam Pieru iz svoje kućne biblioteke izvadio časopis Milano poezija 1986. Perché io a Piero ho mostrato dalla mia estraendolo dalla mia libreria a casa una rivista Milano Milano poesia. Milano poesia, un catalogo del Milano poesia 1986-88. I tu je bila jedna stranica sa pjesmom i fotografijom mladoga, lijepoga Piera. E c'era una pagina con anche la poesia e la foto di un giovane Piero del Giudice. I tu negdje na narednim stranicama i moja. E nelle pagine successive c'era anche la mia foto. Dakle, prepoznao sam da smo sudjelovali na istom festivalu u Milano 1986. godine. E quindi l'ho riconosciuto che il fatto che abbiamo preso parte allo stesso festival a Milano nel 1986. Ja sam brzo osjetio da je naš susret na neki način veoma važan za moj život. E quindi ho subito sentito che il nostro incontro era in un certo senso molto importante per la mia vita. Mnogo sam zahvalan Pieru, mnogo sam zahvalan Pieru. Sono molto grato, molto 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 grato a Piero. Malo, nema riječi da se to kaže. Insomma, non ho parole per esprimerlo. A ono što jeste Piero bio u pravu. Però c'è una cosa di vero in quello che Piero ha raccontato. O mojoj rezervi prema novinarima 94. 95. godine, stranim novinarima koji dolaze u Sarajevo. Riguardo alle riserve che avevo io nei confronti dei giornalisti stranieri nel 1994, 95, 96. Giornalisti stranieri che venivano a Sarajevo. Ja sam zabilježio na šaljiv način. Me lo ricordo in una maniera divertente, insomma. Prve due godine redakcije važnih zapadnih listova. Nei primi due anni dell'assedio, le redazioni dei importanti giornali stranieri slali su Sarajevo svoje važne novinare. Inviavano a Sarajevo propri inviati importanti. Obrazovane novinare. Giornalisti colti. I ti su ljudi nama donosili cigare. Ed erano persone che ci portavano le sigarette. 94. su počeli dolaziti novinari koji puše moje cigare. Invece dal 94 venivano giornalisti che fumavano le mie sigarette. Ja sam rekao basta. E io ho detto basta. Izola nuda. Izola nuda. Ova čudesna knjiga nije imala, ona je nastajala, ona još nastaje. Questo libro meraviglioso non è stato creato, la sua creazione continua. Sì. Nisam stigao, dok je knjiga nastajala, nisam stigao, kako se kaže, inventarisati kompletnu porodičnu arhivu. E nel periodo in cui questo libro veniva creato, assemblato, non ho avuto il tempo per fare un inventario del mio archivio personale, storico, della mia famiglia. Većina sidrana, ili svi sidrani, su mrtvi i ja sam ovaj najstariji među živim sidranima. Perché la maggior parte dei sidrani, quasi tutti i sidrani sono morti e io sono l'ultimo, il più vecchio, che rimane ancora in vita. I tek nedavno, prije nekoliko mjeseci. E solo poco tempo fa, forse qualche mese fa. Došao mi je do ruku bilježnica, blok, tefter. Mi sono trovato tra le mani un blocco note. Moga oca. Un quadernetto di mio padre. Koji je došao sa Golog otoka. Ovaj blok je sa Golog otoka. Aveva scritto durante gli anni a Goli otok. Questo ovaj... è... Ovaj papir je papir u kojeg se pakuje beton. Questa carta che vedete è la carta dei sacchi che contengono il cemento. A ovo je obična žica kojom je... Ed è stato rilegato povezano con del fil di ferro. I unutra su tatine bilješke. E ci sono dentro le annotazioni prese da mio padre. I pravo je čudo da je on to uspio donijeti sa Golog otoka. Ed è un vero miracolo, un vero...
una vera meraviglia il fatto che lui sia riuscito a portarlo indietro da Golioto. Nakon programa, ovo će stajati tu 15 minuta, ako želi da pogleda. Se qualcuno vuole vederlo, lo lascerò qui dopo la fine dell'incontro per una quindicina di minuti, se qualcuno ha interesse a vederlo. I još jedna stvar, apsolutno je izvjesno da je ova knjiga djelo gospodina, moga prijatelja, kuma, pjesnika Piero del Giudice. E dice, poi non ci sono dubbi che questo libro è effettivamente il del mio amico, il testimone di nozze, amico, fratello, eccetera, Piero del Giudice. On je u ovome poslu vrhovni majstor. Perché lui è un gran maestro di questo lavoro. Koji je angažirao za taj posao mnogo majstora, specijalista drugih poslova. Che è riuscito a raccogliere per questo lavoro molti maestri specialisti nelle proprie aree. Od desetine fotografa briljantnih. Dalle decine di fotografi brillanti. I naravno prevodilaca bez kojih bi svi mi bili gluhonijemi. E ovviamente di interpreti e traduttori senza i quali noi non avremmo voce. I zahvaljujem, blagodarim svom prijatelju, gospodin Silvio Ferrari. Ringrazio il mio amico, il signor Silvio Ferrari. On je preveo najveći dio mojih filmskih tekstova. Che ha tradotto la maggior parte dei miei testi, delle mie sceneggiature. I u našem druženju. E nella nostra compagnia, nel nostro stare insieme. Od njega sam dobio jedan od najljepših komplimenata što sam ih ikad uopće dobio. Ho ricevuto da lui uno dei più bei dei più bei complimenti che abbia mai ricevuto. Pominjem to zbog toga što se nalazimo ovdje u templu, dakle u jevrejskom hramu, u sinagogi. E lo dico perché ci stiamo trovando all'interno di un tempio ebraico, quindi in una sinagoga. Silvio je preveo moju pjesmu posvećenu sarajevskim jevrejima, sefardima. In quanto Silvio ha tradotto una mia poesia che è stata dedicata agli ebrei di Sarajevo, sefardi. Jedna ozbiljna pjesma. Una poesia seria. Koja se Silviju tako mnogo dopada, sviđa, misli da je tako veoma dobra. E che piace talmente tanto a Silvio, perché ritiene che sia talmente tanto bella. Da mi je kazao ovako, da sam ja napisao ovu pjesmu Sidrane. Che mi ha detto, se io avessi scritto questa poesia Sidra. A mi to govorim u Trstu. Lo stiamo dicendo a Trieste. Kaže, ja bih sad odavde svojoj kući u Genovu krenuo pješice. Se io avessi scritto questa poesia, io adesso qui da Trieste andrei a casa mia a Genova a piedi. Mnogo hvala svima, mnogo. Grazie hvala svima. Torneremo ovviamente alle poesie di Sidran che saranno lette da Claudia. Aveva chiesto Silvio Ferrari di dire qualcosa, prego. Vi chiedo solo di consentirmi di dire una cosa perché mi pare un'occasione unica, almeno per me. Io sono della generazione di Piero del Giudice, naturalmente non mi voglio mettere non le piume, ma neanche una piuma, perché è stato lui che mi ha fatto conoscere Sidran e tutto quello che è accaduto in seguito è nato di qui. Io volevo cogliere questa occasione per dire invece una cosa che mi pare di rilievo importante, un po' per la mia esperienza e per il mio modo di lavorare. Non deve passare sotto silenzio, ma so già che è puro velleitarismo quello che dico se non lo facciamo di iniziative, il lavoro metodologicamente alto che Piero del Giudice ha realizzato. È lui che un po' di anni fa ha realizzato, secondo me, il libro più significativo su Sarajevo durante la bufera. Quello che è straordinario è che egli continui a lavorarci facendo qui un esempio di storia della letteratura. Recentemente uno degli astri della nostra storia e della critica letteraria, Alberto Asorrosa, ha scritto una storia europea della letteratura italiana. Questa invece è storia della letteratura europea.
non ho nessuna difficoltà a dirlo. Questo è un libro che aiuta metodologicamente a comprendere che cos'è un lavoro di storia della letteratura europea. Perché vedete, anche sul tema di Goliotok, cioè dell'isola calva o nuda, dopo tanti anni di reticenze si è cominciato a dire qualcosa. Lo hanno fatto nella ex Jugoslavia, cominciarono persino dei serbi a scriverne, lo hanno fatto nella Croazia, lo faranno anche in seguito, anche in Italia. Proprio pochi mesi fa, con un rilievo notevole, è stato pubblicato un libro della signora Dunja Badniewicz, che il Corriere della Sera ha, giustamente, reclamizzato in termini positivi, sul suo rapporto con il proprio padre, un uomo che addirittura era stato ambasciatore in Egitto, recluso a Goliotok. Così come sono state tradotte poesie di Ante Zemljar, un giovane partigiano diventato anch'egli appunto dirigente della lotta di liberazione e poi recluso a Goliotok. Della signora Gerlich ha già parlato Piero. Ma tutti questi testi, potrei persino citare Magris, siccome Magris, mi posso permettere, lo conosco da tanti anni, studia da premio Nobel, quindi è possibile che succeda, diciamo, che il suo Alla cieca, dove ci sono dei capitoli dedicati a Goliotok, diventi un elemento, diciamo, di rilievo delle cose che sto dicendo. Il nodo vero è un altro. È comprendere come questi personaggi, che diventano sempre in queste opere che ho citato a tutto tondo, eroi o nullità, personaggi a tutto tondo negativi o positivi, sono distanti letterariamente dal lavoro di Sidran. In Sidran si potrebbe dire che non c'è nulla di diretto. Sidran nasce nel 1944, è soltanto un bambino. Si potrebbe dire che il suo colpo di genio è quando intende che la vita di suo padre, che ritorna da Goliotok e sia pure con fatica dopo qualche anno di lavori forzati, torna a fare l'uomo comune, cioè a riavere la propria donna, i propri figli, la propria esistenza fino alla morte più o meno anticipata. Tutto questo riguarda migliaia di persone, quelle migliaia di persone che sono tornate da Goliotok e che sono state per molti anni controllate, sorvegliate, ricattate, ma la cui vita si svolgeva nella normalità. Ora, questo invece è difficile trasferire in letteratura. Far diventare, cioè, letteratura l'aspirazione di un giovane di 18 anni di andare a votare insieme col proprio padre se il proprio padre riottiene il diritto di voto, non nel 48, non nel 51, ma nel 66, quando cade il ministro Rankovic e magari per una qualche tipica mossa interna al regime si può anche concedere il diritto di voto agli ex reclusi di Goliotok. Dunque, letteratura è fondamentalmente la capacità di costruire qualcosa di assolutamente autonomo, che prescinde dal rilievo con cui uno si comporta nell'Iliade o nell'Odissea. Questa è la poetica del nostro tempo. Allora, sotto questo profilo, per non andare oltre la misura, mi sembrava questa l'occasione per dire che, a differenza di molti letterati e di molti docenti universitari, lo ridico, non c'è un libro in questo momento in Italia, metodologicamente parlando, scritto in questa maniera. Per fornire opere letterarie nella loro autonomia e mostrarne invece tutte le varianti epiche, ideologiche, liriche o addirittura storiche, come è stato opportunamente sottolineato, senza di che non si può fare un libro di letteratura, meno che mai di storia letteraria. Ci vuole un forte impianto teorico, ma anche una forte bibliografia di opere reali. Ecco, in questo senso Piero Del Giudice ha fatto un'operazione che io sono certo resterà, e quindi non confondo come esibizione la sua forte passionalità nel comunicarci queste cose, perché si tratta di un'operazione rara che, tendenzialmente parlando, la letteratura italiana non raccoglie da molto tempo, e ripeto, invece un uomo come Sidran, che appartiene a quella europea, ci sta fornendo l'occasione di ricevere. Volevo dire questo, vi ringrazio molto della vostra attenzione. Grazie a Silvio Ferrari, sta diventando un bellissimo
dibattito collettivo ricorda un po' in un certo senso la Jugoslavia, no Piero? Allora, vuoi dire qualcosa prima della lettura di una poesia? No, perché voglio anche introdurre una lettura. No, questa insistenza di Sidra di chiamarmi fratello, vabbè, effettivamente abbiamo un rapporto anche di fratellanza, di stima, anche di attenzione. Io verso di lui, e gli dico sempre tu che sei il minore, io ti sono il terzo padre, no? Perché il primo sarebbe il padre biologico, il secondo Juraj Mare, che è il professore che però picchiava il padre biologico a Goliotto, poi ci sono io che comincio a avere delle manie verso la mia generazione in cui c'è Sidran e c'è Silvio, di dire voi siete tutti fratelli minori, sono io che vi garantisco un tesoro. Vabbè, questo. Ma la questione invece del cum, del testimone di nozze, uno dice vabbè, ma perché esagerate adesso? No, perché testimone di nozze però sotto le bombe nel luglio del 1995, quando lui e Sabia, che è qua, si sposano, erano le seconde nozze per tutti e due, e poi hanno due bambini strepitosi, Tariq e Amra, veramente bellissimi. Infatti io dico a Sabia, ma come mai sono così belli questi bambini? No, che in realtà somigliano molto a Sidra. Sarà il Komša, che è un modo di dire bosniaco, il Komša è quello della casa, il vicino, insomma quello che va a bere il caffè quando il marito è a lavorare. Beh, battute a parte, questa cosa di aver fatto questo matrimonio, queste vienciane, questo matrimonio nella sala del comune di Sarajevo, già semidistrutta dalle granate, con un impiegato che veniva con un librone enorme, non la smetteva mai di leggere questo disgraziato, e tutti avevamo fretta, cioè i 6 o 7 che eravamo lì a queste nozze e bombardavano quel giorno, Sidra se lo ricorderà, ma davvero moltissimo. E poi abbiamo preso 2 taxi perché non si poteva andare a piedi, la macchina almeno era più veloce, e mentre andavamo da lì al ristorante, diciamo ristorante, ha schivato, e non è neanche qui un modo di dire, il tassista 2 granate che si sono interrate per fortuna, e io ho detto a Sidra, ma pago io, perché io avevo i marchi, lui non aveva niente, pago io il pranzo di nozze, eravamo in 4 a dire la verità, e lui ha detto no, deve pagarlo lo sposo il pranzo di nozze. Allora ho detto beh, allora tieni i soldi e quando viene paghi tu, no, che era il nostro modo davvero fraterno di essere, di esistere. Ma quel testimone di nozze, di quelle nozze in quella città, vabbè, sentite, io ho conosciuto la Jugoslavia nel 72 e la Bosnia e Erzegovina nel 72. Quando hanno cominciato ad assediare Sarajevo, io avevo un amico dentro che era il professore Nikola Kovac. Lo conoscevo perché insegnava francese, lì la chiamano facoltà romanza, francese e italiano, e quindi ci parlavo un po', ci scrivevo un po', mi dava alcune dritte di letteratura, ma i grandi, Selimovic, Sernieski, insomma i grandi della letteratura balcanica, Kish me lo sono scoperto da solo, Tishma anche, e sì. Io ho questo, la Jugoslavia mi interessava molto perché dalla Slovenia al Danubio, a questa città splendida, la città bianca, Belgrado, bellissimo, questi 2 grandi fiumi, incontravo tutta una serie di culture diverse, insomma, a me interessava enormemente questo. E quando sono arrivato in Bosnia, per me era una vertigine, perché c'erano i minaretti, c'erano moschee e c'erano i cimiterini islamici. Cioè, dico, ma dove sono? Io era la prima volta che li vedevo. Il fatto che poi abbiano cominciato ad assediarla, questa città mi ha mosso a tal punto che io ho chiesto al giornale per cui lavoravo di andare là. E poi mi interessava anche questo tentativo che era l'autogestione,
si andava a far turismo là e non c'era la proprietà privata, però c'era la signora che poteva affittare le stanze, cioè c'era la proprietà statale generale e poi delle possibilità. Insomma, nella mia visione politica era un'esperienza interessante, era un paese interessante. E penso non solo per me, c'è infatti una corrente che si chiama jugonostalgia. E voglio, questa breve introduzione l'ho fatta perché Claudia leggerà questa poesia che io ho messo in parte coi grafici dietro il libro, non c'entra quel testo lì, la copertina è sempre quella, ma dietro, e che adesso Claudia vi leggerà. Su questo merita che facciate una domanda simile, non a me, io ho, ma sì, ho nostalgia, sì e no, del socialismo, non del socialismo reale, ma di un paese di diversi, dove non c'era la speculazione privata e il capitalismo selvaggio. A me i sistemi collettivi non piacciono molto, però insomma vorrei dire, perché buttiamo via queste esperienze? Perché non le discutiamo? Perché non rientrano oggi nel nostro dibattito quando c'è una crisi mondiale che ci impone di cambiare il sistema? Grazie, adesso leggiamo questa poesia, Claudia legge, poi farei leggere a Sidran la Papà in viaggio d'affari, che Claudia tradurrà, e dopo ci sarà spazio per le vostre domande. Come se attraverso le nostre terre non fosse passato rombando l'orrore. Pietra su pietra non è rimasta, come se in Bosnia i fiumi non si fossero arrossati di sangue, come se così tanti non fossero pianti dalle madri, come se loro, 100 volte peggiori di noi, 100.000 sorelle da 100.000 fratelli, non avessero diviso, come se non fossimo più numerosi in giro per il mondo di quanti siamo rimasti a casa. Come se. Ancora oggi 3/4 della ex Jugoslavia, e si direbbe la Bosnia intera, non sappiano e non possano, appena bevuto un bicchierino o due, cantare in altro modo, se non Biljana in bianca il tessuto alle sorgenti di Ohrida. Quando andai su Bembaja alla sorgente, e per la scala su e per la scala giù, oh morava, mio villaggio piano, scalinata, si sale e si cade, è il destino e la speranza, scalinata. Per non parlare che mi metto a cantare anche qualche vecchia canzone cittadina. Così mai uno può pensare e dire, deve essere che qualche cosa di grosso, importante e bello in quell'idea ci sia stato ed esistito. E tutta questa cazzata della Jugoslavia deve essere stata una cosa buona del tutto. Ma chi allora siamo noi? Cosa allora siamo, accidenti, questi noi? Tartarughe? Rane, maiale o mascalzoni. Se le cose sono così come evidentemente sono, per il mondo intero, forse sarebbe meglio che noi semplicemente non ci fossimo. Così anche noi, finalmente, potremmo tirare un sospiro di sollievo. Adesso ringrazio ancora una volta Abdullah Sidran perché ci legge Papà in viaggi d'affari, è un momento particolare. Nel lasciargli la parola perché legga questa sua poesia, gli auguro quello che gli augurano da anni tanti uomini della cultura europea, io non mi considero tale per l'amor di Dio, però anch'io nel mio piccolo gli auguro di vincere il premio Nobel perché davvero se lo merita, in tanti lo chiedono da tempo. Prego. Ja bih zabranio da Nobelovu nagradu daju ovako starijim ljudima koja... Io vorrei vietare l'assegnazione del premio Nobel a gente anziana come me. Dobiju $1,000,000 kad ne mogu ustati iz kreveta. Cioè, ricevono $1,000,000 nel momento in cui non sono più in grado di alzarsi dal letto. To treba davati omladini. E da dare ai giovani. Yes. Otac na službenom putu, kao film... Il papà in viaggio d'affari come film ima nekoliko svojih verzija. Ha diverse versioni.
verzija domaća, verzija inozemna. Cioè la versione per il mercato domestico, quindi jugoslavo, la versione per l'estero. Televizijska verzija u 7 epizoda. Poi c'è una versione televisiva in 7 puntate. I ja sam poželio da napravim jednu univerzalnu verziju, jedinstvenu. Al che io ho pensato di fare un'unica versione, universale, unica. I pjesmicu zbog toga napisao prije 3-4 godine. E quindi 3-4 anni fa ho scritto questa poesia. Otac na službenom putu. Pamtim ko sad, ništa u rukama nije imao tata, kad je iznenada s vrata rekao, evo me, niste zar mislili da sam umro? Kuća tako skočila da majka kroz nju propade. Svako nam je govorio da jesi, a mi smo uvijek znali da nisi. Penjemo se nas trojica uz planinu našeg oca. Usput ga ljubimo, 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 da mu ruke nikada više ne budu prazne. To je to. Claudia.